Sono moltissime le persone, sia uomini che donne, che infoltiscono i capelli fini e diradati e coprono la calvizie con le microfibre di cheratina Topic. In questo video risponderemo alle domande che molti si fanno. Topic fa male? Può provocare la caduta dei capelli perché ostruisce pori? Le microfibre di cheratina hanno ingredienti cancerogeni o possono provocare allergie? Topic è la soluzione ideale per chi ha capelli sottili e diradati. Queste polveri ti consentono di tornare a definire il tuo taglio preferito e migliorare il tuo look. Ma può essere nocivo per i capelli? Vediamo quindi da cosa è composto questo cosmetico. Il componente principale di Topic è la cheratina. Questa è una proteina naturale che si trova nel corpo umano, per esempio nei capelli e nelle unghie. È presente il sale d'ammonio, solitamente utilizzato nel settore alimentare, il silicio, un minerale utilizzato negli integratori alimentari e per contrastare la perdita dei capelli. Per le tonalità invece sono utilizzate colorazioni alimentari. Questi componenti sono del tutto sicuri, tanto da essere approvati dalle autorità sanitarie in 110 paesi del mondo. Nel remoto caso che dovessi essere intollerante a questi ingredienti, potresti avere dei leggeri sintomi, come arrossamento o prurito. Nel caso, contatta il medico. Consulta sempre l'ingrediente in confezione e segui le indicazioni del produttore. Topic quindi non contiene ingredienti cancerogeni e non provoca allergie. Secondo alcuni, l'utilizzo delle microfibre di cheratina favorisce la perdita dei capelli in quanto ostruisce pori. Topic non si deposita sul cuoio capelluto ma aderisce ai capelli. La sua composizione è estremamente leggera. Inoltre, l'ostruzione dei pori, per esempio provocata dall'utilizzo di un cappello, non è causa di calvizie. Molte persone possono notare un maggiore diradamento quando eliminano Topic. Questo si deve al fatto che le microfibre di cheratina fanno apparire capelli più folti e corposi, eliminandole quindi si ritorna alla situazione iniziale. Inoltre Topic non influisce sulla crescita o perdita dei capelli, quindi se non trattata efficacemente la calvizie continuerà ad avanzare. Puoi utilizzare tranquillamente Topic insieme a trattamenti anticaduta, come per esempio il minoxidil e le fiale per capelli. Ricorda però di applicare prima questi compositi e lasciali asciugare, solo in seguito dosa le microfibre di cheratina. Topic è molto utilizzato anche nella fase post-trapianto, quando i nuovi capelli non sono ancora cresciuti. Ricorda che questi standard di qualità e sicurezza sono garantiti dalle microfibre di cheratina Topic originali. Assicurati di non acquistare un falso, magari venduto a prezzo molto conveniente. Nel nostro store capellissimo.com troverai unicamente prodotti Topic originali, disponibili per la vendita in Italia e a San Marino. Nel nostro sito e su questo canale YouTube troverai altri contenuti, guide e suggerimenti sulle microfibre di cheratina Topic. In descrizione ti indichiamo quelli che potrebbero interessarti.